Brutte notizie per la conduttrice televisiva. Non si tratta di decisioni clamorose assunte dalla Rai o altri problemi professionali, bensì riguardano alcune situazioni tutt'altro che positive che sono accadute sui social network. Lei è solita usare moltissimo Instagram, mentre non è presente altrove. Ma nelle ultime ore sono spuntati alcuni profili Facebook che farebbero riferimento alla presentatrice di Domenica In. Ed ecco dunque che è stato subito lanciato l'allarme. Siamo infatti in presenza di account completamente falsi, che non sono gestiti né da Mara né da persone del suo staff. Una pagina in questione era già diventata seguitissima, infatti si segnalano ben 80.000 persone iscritte. Situazioni simili sono accadute in passato con altri personaggi noti, ma la Venier si è immediatamente attivata affinché i suoi fan possano segnalare questi profili, che così potrebbero finalmente essere chiusi definitivamente dal popolare social network. Continua dopo la foto, attraverso alcune Instagram stories ha denunciato i fatti. La Venier ha fatto vedere ai suoi follower le pagine fake da scritto, profilo falso, non sono su Facebook. Segnalare per favore. Punto poi ha postato un messaggio inviatole da un suo seguace. Mara, scusami per l'ennesima rottura di scatole, ma volevo metterti al corrente di una pubblicazione da parte di quel profilo Facebook di cui ti parlavo qui in direct tempo fa e che si spaccia per te. Ora pubblica cose non tue. Continua dopo la foto. Questo utente ha aggiunto. Pubblica cose non prese dal tuo Instagram. Ed è un profilo che conta oltre 80.000 membri che credono sia tu a gestirlo. Un abbraccio. Un vero e proprio furto di identità quello commesso ai danni della Venier, che è subito corsa ai ripari per evitare problemi maggiori. Anche perché potevano finire online pubblicazioni anche più gravi che avrebbero potuto far pensare che fosse lei a scrivere quelle frasi. Sicuramente adesso saranno presi provvedimenti. Continua dopo la foto, nell'ultima puntata di Domenica In, ha telefonato in diretta ad Elisa Isoardi. Siete matti, ha esordito la 37enne nel rispondere seminuda e trafelata alla telefonata in diretta TV fatta da. Che l'ha sorpresa proprio mentre stava per entrare in doccia e infatti si è presentata avvolta in un asciugamano. Stupore in studio, ovviamente, tra battutine e l'imbarazzo della Isoardi.